Buonasera e benvenuti alla ventottesima puntata di Officina Mediterranea, quest'oggi in diretta, anche sulla pagina di gaiaitalia.com in occasione del weekend Letterary Fest 2022. Eh, saluto Ennio Trinelli che è in regia, quindi ci, eh, ci darà una mano con la parte tecnica. E eh, chiedo al regista di far entrare in trasmissione anche il nostro autore, eh, Francesco Di Giorno. Ciao Francesco, buonasera. Bene. Buonasera. Grazie, buonasera. Allora, Bastante niente, siamo... Bene. Perfetto, uh, queste, queste due puntate, queste ultime due puntate le abbiamo fatte in collaborazione con gaiitalia.com che salutiamo e ringraziamo. In questa puntata uh, abbiamo pensato comunque di intervistare Francesco di giorno perché uh, ha un romanzo inedito che sta per essere pubblicato, a giorni immagino. Hai già sì. la data della pubblicazione? No, non ce l'ho, eh, però a breve, eh, a brevissimo, ancora dobbiamo trovare una data. Perfetto. Allora, io intanto, la, quello che mi piace fare a me durante le interviste, prima di parlare del libro, mi piace parlare dell'autore, no? Chi è Francesco Di Giorno? Presentasi, presentati al pubblico un attimo. Sì, mi presento brevemente. Sono originario della, di un paesino della, della Calabria, Dell'Alto Tirreno Cosentino, Tortora Marina. Poi ho vissuto moltissimi anni a Roma dove mi sono laureato in filosofia e storia. Ho trovato lavoro lì. Sono stato lì appunto, come dicevo, molti anni per poi approdare. Da un paio d'anni circa in provincia di Teramo, eh, qui a Villa Rosa di Martinsicuro. Martin eh, amo, amo scrivere. Amo, amo leggere, mm, e ultimamente soprattutto Saggi. Eh, fino a qualche tempo fa, quando stavo a Roma, diciamo, eh, suonavo anche in eh, la batteria. Eh, comunque ho suonato con, con, con molti gruppi, vari generi musicali. ecco eh, Penso che come presentazione possa bastare, poi, è... poi magari scopriremo le cose strada facendo. Ascolta, sì, sì, questo sì. però è il tuo secondo romanzo, no? Tu, sì. il tuo rapporto con la scrittura. Parlaci del tuo rapporto con la scrittura e un accenno al primo romanzo. Sì, il, il mio rapporto con la scrittura in realtà nasce per <ride> eh, voler conoscere qualcosa di me. Quindi... Non so se vi è mai capitato di, di, di rimettere a terra qualcosa. E dopo un po' eh, ci si rende conto che o si vuole mascherare troppo oppure si vuole dire troppo. C'è sempre una specie di blocco dopo un, un tot di pagine. E quindi in realtà è nata un po' come introspezione personale e poi come sfida a superare eh, quella. Quel, quella Quel limite di pagine a cui arrivavo e non riuscivo a superare la quindicesima pagina, ho iniziato con poesie. Ho anche pubblicato una, una siloge di, di poesie con una casa editrice. Eh, eh, dopo ho scritto alcuni brevi racconti, però il lavoro eh, vero e proprio l'ho fatto come accennavi tu: a, con un romanzo di formazione. Questo romanzo è stato pubblicato da una casa editrice piccolina in provincia di Milano si chiama GDS Edizioni e si chiama Il suono della vita, il romanzo parla praticamente di un, di un bambino che a cinque anni si innamora della tromba, lo strumento musicale, eh, la madre si ferma a parlare sotto il viale del, del paese dove è ambientato il, il romanzo, eh, proprio di fronte a una, alla vetrina di un negozio di musica e quindi attraverso la tromba descrivo quella che è appunto eh, la vita, la morte eh, le amicizie, i tradimenti l'amore eh, di questo bambino che cresce e fa le sue esperienze quindi il classico romanzo di, di, for di formazione certo. eh, Sì, volevi, volevi completare? No, 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 no questo era, ah. era semplicemente diverso da quest'altro da quest'altro romanzo qui Certo, allora il, questo, il romanzo invece che stiamo per presentare adesso si chiama Polvere di Sabbia ed è, è edito da Evo editore di Teramo. Sì. L'argomento è abbastanza ostico, hai avuto difficoltà a trovare una casa editrice che ti pubblicasse questo libro con questo argomento? Ne vogliamo parlare? Sì, in effetti, in effetti l'argomento è vero, hai detto una parola secondo me corretta, è abbastanza ostico e le case editrici... Ehm, che mi hanno contattato in realtà hanno apprezzato il lavoro, ma non rientrava nel, nei loro cataloghi. Diciamo. e Quindi, invece, con sorpresa, questa casa editrice di Teramo, la Evo Edizioni, non solo ha accolto il romanzo, però proprio perché era ostico ed era diverso, ehm, lo ha colto, mi, mi ha accolto diciamo, nella sua, nella sua scu scuderia. Il romanzo, in realtà. Non vorrei dire molto perché ancora non è uscito, però ecco, eh, anche come dice la, la quarta di copertina eh, dietro il libro, quelle, quelle frasi che si mettono dietro il libro, in realtà eh, eh, c'è come protagonista principale, diciamo, fra, fra i vari protagonisti una, una coppia di marito e moglie eh, e c'è un dilemma etico, cioè fino a che punto si può spingere... Una, una coppia per avere un bambino in qualche modo. Quindi l'argomento è abbastanza delicato. Dopodiché anche altri personaggi che gravitano intorno alla storia rendono ancora di più evidente eh, la scissione intima del, delle scelte che ognuno di noi possa fare quando si trova eh, effettivamente di fronte a, a delle occasioni che possono capitare nella vita. Ecco, magari non dico di più, poi ne parliamo meglio poi durante certo. l'intervista, se, se Ma, vuoi. Ascolta, io nel frattempo chiedo alla regia se c'ha la copertina da poter mandare in sovraimpressione. Eh, nel, fr nel frattempo comunque passiamo alla prossima domanda, no? Il libro è ehm... Il libro, diciamo che ho avuto la, il piacere, forse sono stato uno dei primi a leggerlo dopo l'editore, no? visto che me l'hai anticipato ma non c'è ancora la copia cartacea. Devo dire che è, è scritto veramente bene, è scorrevole nella lettura, piacevole, preciso, particolarizzato nella descrizione di luoghi e dei personaggi. Sembra, cioè, mi è sembrato a un certo punto di leggere la scenografia di un film. Mi sembrava, presente quando guardavi il film di Hitchcock, che guardavi i particolari, andava con lo zoom su quei particolari. Ecco, o così, perché c'era il particolare del ragno, con la ragnatela di quello che faceva, cioè anche il ragno è diventato il protagonista di quel romanzo. E veramente, eh, ma mi, mi è colpito anche un'altra cosa, ad esempio tu parli, eh, non voglio parlare molto del romanzo perché non sta bene, perché poi dobbiamo invogliare, no, invogliare la gente a comprarlo, però parlavi ad esempio anche della, di come si ammazzava il maiale, e anche sì. lì c'è cioè, per tutti quei particolari così precisi, come scorre, come se l'hai vissuta da piccola immagino una scena del genere perché non te la potevi inventare così perché è troppo precisa. Sì, sì no, in realtà le, le descrizioni che faccio eh, anche nel precedente romanzo mi, mh, eh, danno questa impressione di, di, di leggere magari una sceneggiatura, no? di, di, di vedersi le scene che scorrono no. potrebbe essere il mio stile però in questo in questo caso in questo romanzo è funzionale la descrizione degli ambienti a quella che poi è la descrizione intima dei personaggi eh, ed effettivamente anche quando descrivo come dicevi tu attentamente il ragno o meglio <coughs> l'uccisione del maiale con minuzia è eh, in realtà eh, è funzionale alla al, al testo, perché il ragno lo vediamo, simboleggia appunto quello che è il ragno. Mi sembra, la scena in cui c'è la ragnatela, poi deve catturare la mosca. Quindi, non, eh, rimanda ricompare anche alla fine, ricompare anche alla fine, quindi rimanda a quel personaggio. La fine del ragno, ricompare alla fine. La fine del ragno, che, è che poi anche la la, la, la la il preludio al personaggio oscuro del, del romanzo, questo. Questo criminale, diciamolo, diciamo, c'è cioè un, un, un personaggio criminale. La, la, il um, il romanzo è ambientato in Calabria, c'è cioè questo personaggio criminale insieme a questa coppia di, di persone che vogliono in qualche modo ottenere un bambino, e il, il ragno, in qualche modo, um, um, ha un, è propedeutico alla all'introspezione dei personaggi così come il maiale stesso l'uccisione del maiale è eh, un po' eh, a questo a questa, finale, questa finalità ecco non è la prima volta però che, che mi si dice che eh, è la mia scrittura evocativa di immagini grazie ecco sì lei si vede un po' l'immagine eh, si sì, è un po' sovrapposto sulla copertina del libro e, eh, sì, Eccoci, Eccoci qua, sì, abbiamo visto la copertina. Questa è anche la bella copertina, tra l'altro. Senti, ma prima di proseguire, una curiosità, no? tu sei calabrese di origine calabrese, no? Sì. Uh, questo romanzo, perché io l'ho letto, non hai paura che possa aumentare i luoghi comuni che ci sono attorno alla Calabria, che possa influire in un certo modo. Perché parli, parliamo comunque un po' di malavita, sì. Parliamo di Malavita, però non credo che possa influire più di tanto, anzi se tu ci fai caso la scelta principale viene compiuta da, eh, da, da una coppia che in realtà eh, nel romanzo vive a Milano, in qualche modo eh, si è trasferita, però non dico da dove, no eh, però vive a Milano e, e vorrei proprio per questo motivo... Eh, diciamo ribadire il fatto che non, non, è, non, non è il luogo ecco, che, 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 che può dare adito a delle, eh, a delle azioni malavitose comunque a dei pensieri eh, malavitosi o anche appunto a delle azioni perché poi nel romanzo vengono fatte e compiute delle scelte. Eh, Donato, non, non credo, perché per esempio ricordiamo anche riguardando, eh, ritornando sempre ai bimbi, no? visto che il romanzo parla di, di questa coppia che vuole avere un bimbo, abbiamo avuto da, di recente la storia eh, di Bibbiano, quindi quella non è ovviamente certo. nata eh, in Calabria, è no, in no. Emilia Romagna, quindi, eh, mh, quindi no, non credo che, anzi, può essere un, un, un momento di, di riflessione proprio fuori dal contesto, eh, diciamo, del, del luogo, eh, proprio sulla scelta che compie una persona. Quindi proprio per questo nel romanzo non c'è una data prestabilita, il romanzo se uno lo legge capisce che ambientate i giorni nostri, però non, è, non, non viene data una, una data precisa. ecco. Cioè, Volutamente cerco di, di non entrare nei dettagli che possano identificare luoghi o date molto molto particolare certo. ascolta ma dove hai preso l'ispirazione per uh, scrivere questo romanzo scusate eh, l'ispirazione questo romanzo in realtà l'ho scritto dieci anni fa dopodiché è rimasto nel cassetto visto rivisto ho tentato di farlo vedere ad alcune case editrici ma senza successo poi pian piano l'ho eh, l'ho rivisto meglio, eh, credo che sia nato dalla, da, una, da una notizia di cronaca, eh, proprio, quindi si, si basa su un qualcosa che in realtà è successo. Ora non ricordo bene se questa notizia di cronaca era eh, diciamo uscita eh, dalle mie parti, quindi giù, oppure era una notizia di cronaca che avevo letto o sentito addirittura. Eh, però ricordo che l'ispirazione mi è venuta dalla notizia di Cronaca ma non è la prima volta che mi capita di prendere ispirazione dalla, dalla, dalla Cronaca più che dalla realtà ho cioè, un certo. altro romanzo che sto rivedendo perché è finito e questo si basa principalmente su notizie di Cronaca che in realtà poi cito nel senso cito proprio espressamente nel, 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 nel romanzo quindi... Eh, poi non è neanche così strano se uno legge il romanzo, perché è verosimile. Quello che, che, può, che è capitato alla coppia è verosimile, penso. Può capitare. Certo. Ascolta tu, nel, nel romanzo, quando parli di Olga, ehm, che è uno dei personaggi principali, diciamo così, se non, diciamo, a mio avviso anche il, princip il proprio principale, a un certo punto scrivi, pianse per giorni in un silenzio che neanche gli angeli conoscono. Cioè, per scrivere una frase del genere non basta immedesimarsi nel personaggio, è una sensazione che tu hai vissuto nella realtà? Cioè, quando di te hai trasportato nel romanzo? Eh, di me nel romanzo c'è molto, eh, al di là dei, dei luoghi, perché quando descrivo il lungomare, ad esempio, è il lungomare della, della, della mia terra d'origine, piuttosto che eh, la venatura di sofferenza, in qualche modo, sì, può essere, può essere anche, diciamo, le esperienze che ho vissuto, che ho vissuto io, eh, quindi il personaggio mi serve, come ti dicevo all'inizio, magari anche per coprire quelle che sono le... Le sofferenze personali tramite un personaggio magari anche femminile c'è molto del, del di me in questo in questo romanzo eh, questa venatura come dire abbastanza pessimista diciamo il romanzo è ostico l'argomento è ostico però eh, è anche abbastanza eh, pessimista eh, non è che io sia pessimista al 100 però sai gli studi di filosofia eh, mi portano comunque a concentrarmi su quello che è eh, fondamentalmente mh, eh, le scelte che può compiere uno, un, un essere umano perché le compie in qualche modo sono sempre stato legato ad una filosofia eh, esistenzialista più che più che metafisica quindi di me c'è parecchio anche qualche Qualche evento citato, diciamo non vorrei, non vorrei dirlo, però, c'è qualcosa che è particolarmente legato a me nel romanzo, ecco, certo. Ascolta, eh, scrivi, hai scritto delle bellissime frasi, insomma, tra l'altro, in per uh, introdurre, diciamo, il personaggio di Pasquale o per parlare meglio del personaggio di Pasquale, tu, tu scrivi. Lo Stato non aiuta, nonostante le belle parole, con tutta la burocrazia creata ad hoc per abbellire le siepi sempreverdi del suo labirinto di ideali. E' no? perciò che Pasquale diventa una vittima inconsapevole di persone come Tino, strozzini, usurai, che definisce giustamente ladri di vite. Ma Pasquale viene salvato dal suono della diamonica di suo figlio. Questo vuole essere un messaggio di amore che sta ad indicare il bene che sconfigge il male? Allora, Donato, prima di tutto diciamo che Pasquale è un altro personaggio del libro che in qualche modo è minoritario. Mentre Tino, diciamo questo strozzino usuraio, questo delinquente, è uno dei personaggi principali con cui Pasquale ha a che fare, e come dicevi tu, diventa vittima inconsapevole, come spesso accade. Eh, del, dell'usuraio e quindi di questo ladro di vita. Eh, Pasquale eh, in un momento eh, particolare della sua vita proprio, tu dici viene salvato dalla diamonica, dal suono della diamonica del figlio. La diamonica è una specie di, di per chi non lo sapesse, un, eh, una piccola tastiera che si soffia con, eh, con la bocca oppure ci sono anche quelle a pila. Si usava 40 anni fa le scuole medie invece del flauto, certe volte esatto, esatto. No, me sì. la ricordo appunto perché la usavamo noi, la Diamone, che proprio mi sì, ricordo. Sì. che Cito nel, nel, nel romanzo, proprio il, um, eh, la canzone proprio che, che, che avevo no? studiato alle medie: se tu sei felice. Quindi il Pasquale, eh, che sente, il bambino, in quel momento eh, che il gli suona questo pezzo carino, eh, aveva intenzioni per la sua vita mh, diverse, quella mattina lì eh, avrebbe voluto fare altro, diciamo, quindi per chi vuole leggere il romanzo poi magari approfond uh, può approfondire questo, questo aspetto. Eh, e invece da quel, da, da quel momento eh, dice come si chiama la canzone? Si chiama Se tu sei felice, allora lì si sveglia questo questo lavoratore eh, strozzato e allora non vuole fare più quella cosa quella mattina per la sua vita eh, e tu dici eh, che appunto eh, l'ha salvato sì probabilmente l'ha salvato l'ha salvato fisicamente probabilmente perché poi l'impatto emotivo di quello che Pasquale ha vissuto eh, è rimasto eh, e anche qui la riflessione che mh, vorrei che uscisse fuori dal mio romanzo è proprio questa che ogni, ogni scelta che viene fatta in realtà ha a che fare con un eh, siamo sempre borderline tra una scelta che è etica oppure una scelta che, che non lo è eh, anche in questo caso Pasquale comunque ha compiuto delle azioni e alla fine sembra redimersi eh, anche attraverso eh, il suono di una di Monica e sta poi al lettore capire se effettivamente eh, c'è redenzione o, o meno nel, nel, nel corso del romanzo ecco Donato Senti, ho, ho letto un commento poco fa che eh, chiedevano adesso che verrà pubblicato dove si potrà acquistare sui soliti canali librerie amazon ah, sicuramente su amazon online eh, Verrà, verrà pubblicato e può essere, può essere ordinato. Oppure anche nelle, nelle librerie eh, si può ordinare se eh, la distribuzione arriva fino a, a quelle librerie. La casa editrice mi ha, mi ha assicurato che può raggiungere tutte le, le librerie del, del territorio nazionale perché si, 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 aff, si affida ad, una, ad un distributore nazionale. Quindi eh, probabilmente può passare un po' più di tempo da che uno lo, lo ordini in libreria piuttosto che lo compra certo. sul, su Amazon, per dire, nei canali online. Però è, è a tiratura nazionale il, certo. il un libro. altro Allora, leggo un altro commento veloce che li, li sto guardando qui anche sul monitor, che mi è passato prima, eh, dopodiché ho due domande, abbiamo finito. Eh, certo. Chiedono, perché forse qualcuno non l'ha capito, ma di cosa tratta il romanzo? No, non vorrei spiegare molto, però in realtà eh, il romanzo tratta praticamente di una coppia di eh, un marito, una moglie che non riescono ad avere un bambino. Okay? E quindi eh, in qualche modo vogliono ottenerlo questo bambino. Ora non scendiamo nei particolari della che è certo, difficile certo. poter ottenere un bambino in Italia quando si ha una certa età magari lo si vuole neonato eccetera e quindi cercano in tutti i modi di ottenerlo okay. eh, vengono a conoscenza diciamo <coughs> che esiste questo questa possibilità magari illegale non illegale di ottenerlo e eh, si trovano ad affrontare una scelta etica dopodiché eh, il romanzo prende diciamo diverse prende una piega appunto che eh, in, in, eh, bisogna che, che, che si compri il romanzo Donato, non so come dirti perché c'è poi anche eh, un'altra un un figura eh, che, eh, che entra all'interno del romanzo, come dicevi tu Olga prepotentemente, questa straniera che certo. in qualche modo vi, viene sfruttata da questo, da questo malavitoso, ecco quindi magari... Certo. Ci possiamo arrivare oh, no, per certo. deduzione perché e in che modo viene saputo? No, ascolta, nel, uh, ovviamente qualcosa dobbiamo svelare perché altrimenti dobbiamo capire certo, cioè, certo. Giustamente, vuole la, la persona vuole sapere di cosa parliamo. Mi certo. è incuriosito uh, il rapporto, nella, in questo romanzo, il rapporto che c'è tra Donna Rita e Olga. Questa Donna Rita è che è la classica donna di paese di altri tempi, nonostante i suoi scheletri nell'armadio. Sfruttata, che poi diventa che è stata vittima inconsapevole. Che aiuta non, non volendo a sfruttare, eh, insomma, resta in questo circolo vizioso. Eh, sì, la figura di Tornarita è sempre presente nel libro. È una sorta di fin dall'inizio, proprio. Perché la coppia. Eh, è, di, eh, la coppia che scende da Milano è la prima persona che, che incontra. È una vecchietta di. Di paese ed è diciamo come dire una specie di di tuttofare femminile di questo malavitoso però è una vecchietta quindi c'è una descrizione in cui eh, donna rita vicino eh, gli scalini in i peperoni sembra che è una cosa meccanica che fa da anni va in chiesa però nello stesso tempo ecco eh, eh, probabilmente accetta la sua posizione di umile eh, è quello che gli, ha, che gli è capitato nella vita e non riesce a reagire a Tino ben consapevole che Tino rappresenti in quel momento il male, un usuraio, un malavitoso però non riesce a dirgli di no quindi in qualche modo sembra autoredimersi nel voler andare in chiesa e al lettore e spero che arrivi quando lo leggi ma anche qui più o meno ma è consapevole o non è consapevole di, della scelta che ha compiuto non ha potuto o non ha voluto trovare il coraggio nella, nella fede che lei incarna andando tutti i giorni in chiesa. Ecco, sono queste riflessioni che, che scaturiscono dal, dal romanzo. Ho voluto tracciare con dei personaggi alcune psicologie eh, dell'animo umano, ecco. No, intanto vedo che tra i commenti che scorrono qui sulla, sul computer, vedo che comunque eh, alcune persone hanno già, hanno già detto grazie, lo comprerò, eccetera, quindi hanno incuriosito molto. Ascolta, Beh, grazie, allora. siamo arrivati quasi alla fine. Il libro non è diviso in capitoli no? come il classico libro, ma è diviso in due parti: una più grande, la piccola, la seconda parte più piccola, ma è più un epilogo. Ogni parte si apre con un'epigrafe della Bibbia. Come mai? Eh, proprio perché non è suddiviso in capitoli e quindi non vado a spiegare di che tratta quel capitolo, eh, in realtà eh, la, mh, ho preferito prendere un, un paio di epigrafi dalla Bibbia. La prima va a spiegare proprio, le, le, le epigrafi servono a questo, a dire che cosa ci sarà eh, dopo, quello che è appunto la malignità dell'essere umano, l'inequità. E quindi la prima parte è dedicata a... A, soprattutto a Tino a questo malavitoso, la seconda parte invece è dedicata a, eh, alla scelta che, compiono queste, che compie questa coppia, quindi sempre tratta dalla Bibbia, non ricordo qual è il, il libro da cui la traggo e quindi <coughs> lì si ripana il momento di scelta della coppia, come vive appunto quella scelta, eh, eccetera. Eh, eh, diciamo una, una forma stilistica che andava a sopperire quella che era la la mancanza di, di capitoli. Il capitolo ti più o meno ti, ti dà un'indicazione. Ho, ho voluto scegliere questa volta due epigrafi per ogni parte. Ascolta, siamo arrivati alla fine, quindi però tu non hai chiuso il libro con, uh, che ne so, il classico, visto che tutti felici e contenti, o la classica fine, ma la concludi con una frase che a me è piaciuta tantissimo, e dici, le persone quando muoiono diventano terra, concime, e tornano a vivere, ma non tutte, alcune diventano sabbia, polvere di sabbia, e non ritornano. Una frase che racchiude l'essenza del libro stesso, eh, sì, in qualche modo, diciamo che questa, questa frase mi era venuta in mente eh, mentre componevo la griglia del, del romanzo, e poi ha dato anche eh, una parte di questa frase: Polvere di sabbia, ha dato poi anche il nome al libro stesso, il titolo del libro. Mi è, è piaciuta anche a me. Eh, L'ho scritta io, però è piaciuta anche a me. Può capitare che una cosa che scrivo mi piaccia, e allora l'ho voluta, voluta mettere come, come finale, sì, non, non, non ho voluto finire con la, con, normalmente, né in maniera positiva né in maniera negativa, poi il lettore se lo, se, lo lea, se lo acquista il libro saprà come finisce il libro, però dopo qualche spazio metto questa, questa frase. È un po' emblematica, sì, in effetti hai ragione, è un po' emblematica, proprio perché ci sono persone che nella vita danno qualcosa e quindi in qualche modo... E rivivono ci sono persone che invece nella vita non danno niente e quindi non rivivono eh, la terra non, per loro non è l'humus che, che fa rivivere magari il loro spirito diventano semplicemente polvere di sabbia questa era l'idea finale riferita io, ad alcuni personaggi ovviamente del libro io ringrazio i, i tantissimi commenti che stanno arrivando li vedo qui nella barra laterale e ringrazio quindi siamo arrivati alla fine in perfetto orario abbiamo sforato di un minuto ringrazio Enna Trinelli che ci ha fatto da regia e ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltato sulle pagine di gaiaitalia.com officina mediterranea e su weekend letterary fest 2022 noi vi saluto grazie Francesco Andate il a sembrane. comprare il libro Polvere di Sabbia, che è, ve lo assicuro perché l'ho letto, è bellissimo. Noi ci vediamo venerdì prossimo alle 18 con un'altra puntata interessante di Officina Mediterranea. Buonasera a tutti.